Siamo in pieno centro a Piazza Salotto a Pescara, l'assessore cremonese ed io indossiamo le mascherine perché vige l'ordinanza del sindaco Masce di indossare le mascherine all'aperto. Vogliamo parlare degli appuntamenti del Natale, già qui vediamo le luminarie che tra l'altro erano già state accese da un bel po' dal Black Friday. Oggi 8 dicembre, giorno per antonomasia, l'Immacolata Concezione apre la porta a Natale, si accende l'albero di Natale, però prima c'è un dilemma. Christian De Sica, ospite alla trasmissione Amici di Maria De Filippi, con un concorrente pescarese, ha colloquiato e ha detto: di dove sei? Di Pescara. Mazza, avevi portato la classe, Ho portato la turma. Io vengo a pescare il primo dell'anno. Allora, in piazza, ti aspetto. Vabbè, siamo là. Lei ne sa qualcosa? Premesso che siamo davvero onorati della proposta che ci è pervenuta da parte dell'agenzia di Christian De Sica, e siamo anche onorati per la grande pubblicità che ha dato alla nostra città. La nostra città è molto attrattiva e devo dire che tutti gli artisti italiani si sono proposti per venire qui il 31 e l'1 a Pescara. L'amministrazione, il sottoscritto, insieme al sindaco Carlo Masci stanno valutando per portare a Pescara il meglio che in questo momento possiamo portare nella massima sicurezza. Quindi tra queste proposte c'è sicuramente anche quella di Christian De Sica, che è arrivata proprio pochi giorni fa tramite la sua agenzia, come quella di tantissimi grandi artisti italiani, e ripeto, stiamo valutando per capire che cosa fare il 31 e l'1, sapendo che il 31 vorremmo fare qualcosa rivolto ai ragazzi, mentre invece l'1 qualcosa di più tradizionale rivolto alle famiglie. Assessore, lei ha detto che a Capodanno si punta sul tradizionale concerto. Ci sono già nomi papabili che ci può fare? Stiamo cercando di scegliere proprio nell'ottica, anche capendo la situazione, perché voglio ricordare, per esempio, pochi giorni fa sono stato a una riunione in questura, già abbiamo escluso Piazza Salotto come location per fare i concerti, perché diciamo piazza dietro la stazione abbiamo maggiori garanzie di distanziamento e quindi non ci vogliamo fermare, ma dobbiamo essere attenti e dobbiamo per fare bene le cose. Assessore, diciamo che siamo sempre in ambito movida e quindi spettacoli eccetera. Fabrizio Vianale di Confartigianato mi ha mandato, e credo anche a lei, questo video, e vede, qui è Piazza Muzzi che ieri sera era completamente deserta, e Vianale dice c'è anche una questione di orari, cioè la movida si sposta in altri luoghi in cui gli orari sono più elastici. Lei cosa risponde? Ma allora io rispondo in questo modo: vabbè, innanzitutto ieri sera l'orario di chiusura dei locali era lo stesso sia nel centro città Piazza Muzzi sia nel centro storico di Pescara, quindi credo che non sia un fatto che riguardi gli orari. Poi per quanto riguarda il centro di Pescara, il centro di Piazza Muzzi, voglio ricordare a tutti che c'è una situazione davvero paradossale. Abbiamo da un lato i residenti che hanno chiesto al comune circa 2 milioni e mezzo di euro di risarcimento per la mala movida. C'è una sentenza recente che a Torino appunto ha già sancito la responsabilità dell'amministrazione comunale, e ci sono dall'altro tanti esercenti che hanno investito e che adesso vogliono riunirsi per una class action nei confronti del comune proprio per questa questione degli orari. Come capite bene, è una situazione molto difficile e stiamo cercando un punto di caduta, un punto di equilibrio. Questo richiede grande maturità da parte dell'amministrazione, ma grande maturità anche da parte delle associazioni di categoria, degli esercenti, dei residenti,